I migranti per loro non erano persone, ma pezzi da procurare, le traversate nel Mediterraneo dei colpi, affari da 70.000 euro per fare la spola tra Tunisia e Italia. Ogni persona finita nella rete di questi trafficanti di uomini versava 3.000 euro e anche più. Sono le intercettazioni a incastrarli. Italiani e tunisini insieme alla pari, il dialetto siciliano, la loro lingua franca, spregiudicati tanto che la regola di ingaggio in caso di avaria o controllo era questa: buttare i migranti a mare, cancellare le prove, speculare sulle speranze dei disperati. 18 le misure cautelari disposte dalla procura di Caltanisseta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Al momento 6 sono irreperibili, probabilmente all'estero. Contavano su una flotta di piccole imbarcazioni pronte a salpare da qui, da Gela e dalla costa agrigentina. Rapide, meno di 4 ore per attraversare questo braccio di mare. Il blitz della polizia è scattato all'alba in questa masseria di Niscemi, la base operativa, la proprietà di un imprenditore agricolo che per la procura teneva le fila dell'organizzazione, insieme ad una coppia di tunisini. Lui, Akrem, era agli arresti domiciliari, eppure continuava a guadagnare 175.000 euro in questo anno e 7 mesi a casa, si vantava col fratello. Un affare sulla pelle dei migranti privi di canali legali di accesso in Europa. Un traffico possibile, anche perché rivendicano gli stessi indagati. Avevano il placet della mafia.